se è possibile, allenatevi nei boschi dove comunque non arriva il sole a picco. Non è un caso che nelle ultime settimane avessimo parlato prima del lungo e poi del fartlek. In effetti, venerdì ho voluto incontrare Andrea prima di correre il lungo per discutere come farlo, soprattutto durante un periodo in cui fa davvero molto caldo. Il mio consiglio bibliografico è The Secret of Running di Hans van Dijk, professore di fisica, olandese, che vi spiega in maniera dettagliata come svolgere questa tipologia di allenamento, con il caldo. Noi qui parleremo solamente della parte pratica e purtroppo non affronteremo in particolar modo quale marchio scegliere per l'idratazione, perché io e Andrea siamo supportati dai due principali concorrenti presenti sul mercato italiano e di conseguenza non sono proprio sicuro che siamo d'accordo su quale sia il prodotto migliore. Di fatto correre con il caldo è un vero problema. Io ho provato a farlo a Dubai a 48 gradi, sì, avete capito bene, 48 gradi. Ho corso una ripetuta a 3,45 e poi ovviamente ho abbandonato. In sintesi sono tre i consigli che il libro ci dà: come adattare il passo alla temperatura, ce lo spiegherà in dettaglio Andrea, come idratarsi correttamente, in questo caso è una questione davvero individuale perché si è visto che la perdita di liquido, di sudore, varia in maniera significativa tra due individui e di conseguenza la cosa importante è conoscere se stessi. Infine è fondamentale sapere che la performance è inversamente proporzionale alla temperatura e alla distanza percorsa, perché il corpo tende a scaldarsi di più con il passare del tempo e dell'allenamento. Ad ogni modo, abbiamo voluto passare dalla teoria alla pratica svolgendo un lungo e un fartlek con Andrea contemporaneamente. In effetti, Andrea l'aveva detto e ci siamo davvero divertiti per 2 ore. Ma per dirti non c'è un limite massimo, per dire dovrebbe uscire un ritmo più o meno del medio, quindi sapete che se fate la maratona in 3 ore per assurdo ad allenarvi continuamente per arrivare alla maratona potreste fare anche 3 ore di questo lavoro, a dire il vero no, un po' di meno, però si è lì. Abbiamo fatto un riscaldamento di 2 km, poi abbiamo iniziato a correre velocemente aspettando che arrivassero tre bici, dopo le quali abbiamo ripreso a correre normalmente, poi corsa lenta per altre tre bici e infine abbiamo ripetuto questo esercizio per 30 km. Se dovete farlo, cercatevi davvero un amico perché da soli è davvero impossibile. Detto ciò, lascio la parola ad Andrea a cui ho chiesto di raccontarci la sua esperienza con il caldo. Sei pronto, Andrea, per correre sotto l'acqua oppure no? No, non sono mai pronto per correre sotto l'acqua. Beh, comunque per domenica si preannuncia un sole pazzesco, quindi sappiamo che io e te dobbiamo correre lungo assieme. Che consigli potresti dare a chi vuole correre un lungo sotto il sole caliente? Caliente. Allora, diciamo che come idea mi piace tenere anche nel periodo estivo quella di farsi un lungo sempre, soprattutto per i maratoneti, perché dico sempre che è vero che la maratona la si prepara in 3 mesi, ma se abbiamo un background dietro, è ovvio che se sono abituato a fare 10-12 km massimo, poi arrivare ai 3 mesi della preparazione e buttarci dentro dei lunghi da 25, 28, 30 km diventa davvero un problema. Primo perché in 3 mesi non ci abituiamo e secondo perché passare davvero da 10-12 km a farne 25 di botto è davvero troppo stressante per il corpo. Da qui nasce la mia idea di tenere un lungo ogni 10-12 giorni per chi può, se no va bene anche uno ogni 2 settimane. Il problema si pone adesso che arriva il caldo, come impostarlo? Parliamo di temperature, per esempio se il lungo venisse svolto a 30 gradi, cosa suggerisci? Di farsi un segno della croce e andare a correre. No, a parte gli scherzi, se non ho la possibilità, adesso dico cose banali, di andare a correre al mattino prestissimo perché non ce la faccio, sono stanco dal lavoro, è capibilissimo, e non posso andare, che ne so, il sabato sera o la domenica sera perché abbiamo cena in famiglia o comunque dobbiamo andare per centri commerciali e ci rimane di andare a correre alle 10:30 o alle 11 che c'è il sole battente 30 gradi, la mia accortezza prima è di andare a correre tipo nei boschi oppure comunque di tenersi un circuito da 5-6 km dove riusciamo a metterci un rifornimento di acqua e sali e magari anche un gellino da tenere come scorta. Comunque io dico di bere di solito ogni 50 minuti almeno,
quando fa così tanto caldo bisogna stare davvero attenti alla disidratazione, anche perché dopo diventa pericoloso. In questo caso consigli di avere qualcuno al fianco oppure lungo da solo? Guarda, se avessi la possibilità di avere qualcuno di fianco lo terrei sempre, cioè per assurdo anche in inverno. Adesso diventa fondamentale nel periodo estivo avere qualcuno di fianco, perché comunque il caldo fa brutti scherzi, potremmo avere qualche mancamento, abbassamento di pressione, quello che volete, e in più avremmo la possibilità di avere dell'acqua fresca o dei sali freschi al momento e al bisogno. E come ti regoli con l'idratazione? Ogni quanto bevi? Te l'ho detto, di solito ai 50 minuti circa sul lungo, anche un pochino di meno, col caldo terrei anche 35-40 minuti. Diventa fondamentale avere il compagno che ti passa la borraccia, così puoi anche non fermarti e abituarti a fare come se fossi in gara, invece che fermarti ogni 30-40 minuti e 1-2 minuti a bere, che dopo è sempre un problema ripartire, poi falsa un po' anche l'allenamento. Invece a livello di ritmi, 30 gradi non è banale. Lì sarebbe da guardare un attimino i battiti e cercare di non salire sopra una determinata soglia, che poi anche lì su ogni persona è da stabilire. Comunque, se avete un'idea di quanti battiti tenete sul lento, di non salire mai più di 5, 6, 7 battiti rispetto a quella soglia lì, perché sennò davvero dopo andiamo a fare un altro allenamento e andiamo a stressare troppo il corpo. Che poi secondo me il punto fondamentale è questo: non stressare troppo il corpo. Esco per fare 25 km a 1 di pomeriggio, credo che equivalga come stress fisico a farne 40 in inverno, quindi valutatelo anche questa cosa qua per il recupero. A livello di pianificazione del percorso, come lo affronti? E te l'ho detto, sarebbe perfetto farlo in un parco, cioè in un parco, noi abbiamo il Parco Groane qua in zona, che è una pineta dove ci sono un sacco di giri da fare e sono tutti coperti dagli alberi, quindi se è possibile allenatevi nei boschi dove comunque non arriva il sole a picco. E l'idea di fare dei circuiti da 4, 5, 6 km è una scelta da preferire, perché mollate la borraccia in macchina o comunque in una zona coperta, correte ogni 5 km avete da bere. E invece a fine allenamento cosa suggerisci? A fine allenamento non scolatevi 1 litro di liquidi, perché sennò va a finire che li ributtate fuori tutti, ma teniamoci circa un bicchiere ogni mezz'oretta di sali da bere, quindi se avete il borraccione da 75 non finitelo tutto di un colpo, ma bevetelo in tre tranche nel giro di 40 minuti, per dire. E poi ricordatevi di idratarvi comunque durante tutta la giornata, perché è vero che abbiamo rimesso dentro quei liquidi, ma ne avremmo persi una valangata in più. Qualcuno dà questa buona idea, secondo me, di pesarsi al mattino prima del lungo, rientrare praticamente spogliati e ripesarvi. Quelli lì sono i liquidi che avete perso durante la corsa, quindi quelli lì sicuramente sono da rimettere, più i 2-3 litri che bevete di solito durante una giornata. Invece ci hanno detto che è possibile sostituire il lungo di 30 km con due uscite, una la mattina e una la sera, di 15. Cosa ne pensi? Quanto era lungo? 30 km, 15 più 15? Assolutamente no. Per me un 15 più 15 equivale a circa 24 km. Questa cosa qua è davvero difficile da quantificare, però ricordatevi che la maratona non ve la fanno fare da 21 più 21, quindi il lungo secondo me diventa fondamentale farlo tutto d'un colpo. Anche perché io sono abituato a doppiare, certe volte ho fatto 20 km al mattino, 20 km al pomeriggio, ma mi sognerei di dire che sembrano Non è 40 km, la quindi stessa no, cosa, assolutamente. assolutamente. È una leggenda metropolitana che si è diffusa nel tempo, ma alla fine non è esattamente la stessa cosa. No, l'unica cosa che posso capire è un doppio medio, non è nel caso del lunghissimo, il doppio medio solamente per un fatto proprio metabolico, ma vabbè, magari ne riparleremo poi. Anche non mangiare a pranzo non è comunque suggerito e raccomandato. Soprattutto a uno come me, che mangerebbe a qualsiasi ora, quindi. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Per oggi è tutto, dimenticavo di dire che se io sono Massi, recensisco tecnologia di corsa.
Se vi è piaciuta questa review, iscrivetevi al canale e come al solito, stay strong, spero di vedervi presto. Ciao, alla prossima!